Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video dedicato ai miei profumi per le vacanze. È un'idea che mi ha suggerito Alessandra, una ragazza che segue il mio canale. Ciao Alessandra, mi aveva lasciato questo suo suggerimento in un commento sotto un mio video. Già avevo in mente una idea di fare un video sui miei profumi per le vacanze, per le mie ferie, poi lei mi ha dato proprio il là e quindi ho raggruppato qua tutte le fragranze che voglio utilizzare in questo periodo di vacanza. Sono dei profumi che voglio utilizzare nelle giornate che starò in casa, quando si devono fare quei lavori che si dice li farò quando sono in ferie, quei profumi che voglio utilizzare nelle serate, quindi fuori con amici nelle serate di paese, quei profumi che voglio utilizzare quando andrò al mare. E poi ho anche quattro prodotti, due non sono profumi, sono due creme che sono diventate dei miei must have per quest'estate, quindi ve li voglio far vedere, e altri due che sono due profumi in un formato molto piccolo, mignon, che secondo me ci stanno per qualcuno che deve partire, quindi deve fare una valigia e non vuole mettere delle boccettine, ovviamente tenendo conto sempre degli ml che si possono portare in valigia, ma comunque vuole qualcosa che non occupi troppo spazio. Questi due secondo me ci stanno. Io sto morendo di caldo, ragazzi, ho i capelli bagnati, quindi vi chiedo scusa se mi vedete in queste condizioni. Sto annegando nel mio sudore e apriamo dopo questa la mia carrellata di profumi per le mie vacanze. Le prime quattro fragranze che vi faccio vedere sono delle acque corpo, profumo deodorante acque corpo. Partiamo dalle due che voglio utilizzare nella parte della mattina, pomeriggio, e sono queste due. La prima vi faccio, partiamo da questa che è Acqua Marina di Bottega Verde. Questa è una novità del 2023. Anche quest'anno Bottega Verde ha voluto regalarci queste acque per il corpo. Mi ricordo che l'anno scorso erano state lanciate come novità, ne avevo acquistate due, avevo acquistato Cocco e Gardenia e Pesca Bianca e Magnolia. Mi erano piaciute, ma non mi avevano entusiasmato al 100% perché si sentiva di più la parte fiorita rispetto che la parte fruttata. Io quella al cocco l'avevo presa principalmente per il cocco e quella alla pesca principalmente per la pesca, ma queste due note erano sovrastate dalla parte fiorita. E poi un'altra cosa che non mi aveva particolarmente entusiasmato, erano molto blande e molto poco durature. Duravano veramente pochissimo sulla mia pelle. Quest'anno, quando sono andato in negozio, ho visto che c'era uno stand dedicato a queste nuove acque per il corpo, ho visto che alcuni ingredienti, come il cocco, per esempio, l'hanno tenuto anche quest'anno, ma hanno fatto una combinazione con un'altra nota. Per esempio, quest'anno si trova cocco e vaniglia e mi ero spruzzato sulla pelle di quelle che avevo sentito dal tester, avevo proprio sentito così, quelle che mi avevano entusiasmato di più erano cocco e vaniglia, me l'ero spruzzata sul braccio, poi un'altra che mi era piaciuta tantissimo era gelsomino e mandarino e poi acqua marina. Avevo spruzzato tutte e tre, quella che mi era durata di più sulla pelle è stata acqua marina. Io fate conto che poi dopo il giro che avevo fatto in negozio ero uscito, ero andato a fare la spesa, ero tornato a casa, me la sentivo ancora sulla mano e poi ero tornato ad acquistarla. Questa qua nello specifico è un formato da 150 ml, l'ho pagata 9,90 € perché era in sconto in offerta lancio. Molto buona, molto nelle mie corde e questa la voglio utilizzare nelle mattine che sarò casa e in casa a fare tutti quei lavori di smantellamento, di possiamo chiamarlo decluttering, se si può utilizzare così, fare un po' di eliminazione del superfluo, mettere un po' a posto gli armadi, eccetera, e volevo qualcosa di fresco, di leggero, di non troppo impegnativo. Questa è molto nelle mie corde, apre con la nota del bergamotto e del limone e dell'accordo marino, e l'accordo marino è, diciamo, quella nota che caratterizza questa fragranza. Nel cuore troviamo lavanda e alghe, mi piace tantissimo questa parte di lavanda che esce mano a mano che evolve la fragranza da quella
da quel sentore, scusate, aromatico, questa nota di alga che si fonde benissimo con la parte di accordo marino, e poi tutto si asciuga su un fondo piuttosto legnoso. Troviamo legno di cedro e patchouli, dove c'è questa parte appunto legnosa che si sente, e questa nota muschiata che riesco già a sentirla quando il profumo evolve, e mi piace. La trovo una fragranza leggermente talcata, comunque che si mantiene su dei toni freschi, agrumati, aromatici e marini. Buonissima, potrei identificarla come fragranza sulla stessa lunghezza d'onda, non perché è proprio simile al 100%, ma perché comunque si sposa bene poi come base anche per quelle fragranze che ho, tipo Fiore dell'Onda, Thalassotherapy, Mahé, che è un profumo che vi farò vedere dopo, Rem di Reminiscence. Ecco, questa tipologia di profumi qua. Molto più anche il mio amatissimo Note di Sale di Gandini. E quindi un'ottima base anche per quei profumi. Molto piacevole, su di me dura 3 ore, 3 ore e mezza, è un'acqua per il corpo, parte già molto intima e delicata, ma mi piace, è quello che volevo, è quello che cercavo, e sono rimasto soddisfatto del fatto che su di me non duri 10 minuti, mezz'ora, ma le sue 3 orette se le fa, quindi top sotto questo punto di vista. E quindi questa è la mia prima proposta ed è Acqua Marina di Bottega Verde, molto molto piacevole. Fatemi sapere se l'avete acquistata o se l'avete sentita e cosa ne pensate. Ad Acqua Marina, sempre per il giorno, voglio alternare un'altra acqua per il corpo che avevo acquistato l'anno scorso del marchio Giardino dei Sensi, che è acqua di cocco. Questa è molto più dolce, è un cocco più vanigliato, c'è all'interno anche una nota di pesca, quindi è un cocco che diventa anche molto fruttato, dolce, zuccherino per via di questa nota di pesca. Mi piace tantissimo, ha un'ottima durata questa sulla mia pelle. Questa, rispetto a quella di Bottega Verde, che è proprio un'acqua per il corpo, questa è un'acqua per il corpo che su di me funge quasi da profumo. Andrebbe bene anche da sola, va bene quando la metto in generale, ecco, non per adesso. Quindi questa è una di quelle che, quando ho voglia e necessità di sentirmi addosso l'odore del cocco, me la spruzzerò, ma andrò ad usarla. Molto molto piacevole. Questa ve l'avevo fatta vedere l'anno scorso ed è veramente buona. Io l'avevo presa, questa è un 200 ml nello specifico, l'avevo acquistata da Acqua e Sapone, mi sembra di averla pagata sui 4,90 € o 5,90 € in sconto, quindi ottimo prezzo. E quindi questa è la mia seconda scelta di acqua per il corpo da alternare nelle mie giornate proprio a casa. Quindi loro sono per il giorno. Per la sera, invece, dopo la doccia serale, voglio utilizzare un'acqua per il corpo che vi ho fatto vedere non tantissimo tempo fa, che è quest'acqua per il corpo di Perlier Mirra e Fiori di Gelsomino. Mi piace tantissimo, mi fa impazzire questo odore, è molto buona. Questa la voglio utilizzare proprio dopo la doccia serale, da spruzzarmela così in casa, proprio mi faccio la doccia, mi asciugo, me la spruzzo sul corpo. Se ci saranno delle occasioni che dovrò anche uscire, me la vado a spruzzare come acqua per il corpo, dopo quando mi sono vestito me la vado poi a spruzzare anche nei punti strategici dove vado a mettere di solito il profumo. Su di me questa ha una buonissima resa, mi piace tantissimo, molto orientaleggiante, mi piace questo odore di mirra e mi piace questo connubio mirra e gelsomino, molto molto piacevole. È forse leggermente un pochino più calda e tipo un caldo abbraccio questa fragranza, però ci sta, magari nelle serate tipo quella di oggi no, però in quelle serate un pochino più ventilate ci sta da mettere, e la voglio sfruttare anche adesso per poi portarmela anche per il prossimo autunno. E questa è Mirra e Fiori di Gelsomino di Perlier, molto buona. Questa l'ho presa da Tigotà, era scontata da 9,90 €, l'ho pagata 5,90 €, quindi buonissimo prezzo. L'altra invece fragranza, un profumo deodorante, questo è molto fresco e rinfrescante, me lo voglio utilizzare quando sono in casa con questo caldo, come adesso, infatti dopo me lo vado a spruzzare, è Pino Silvestre. Questo su di me ha un'azione proprio rinfrescante, mi piace tantissimo. L'ho preso come sostituto l'anno della fragranza Brut, l'anno scorso avevo utilizzato Brut, poi non l'ho trovata. Sono andato anche a guardare da Acqua e Sapone, nel mio Acqua e Sapone dove mi rifornisco io non l'ho trovato, e avevo poi acquistato questa, l'avevo trovata al supermercato, l'avevo pagata veramente poco, tipo
meno di 3 euro e mi piace tantissimo, molto fresca, rinfrescante, aromatica, balsamica, dà proprio quella sensazione di entrare in un bel bosco fitto, fresco, piacevolissimo, con tutti quegli odori tipici che si possono trovare e incontrare in un bosco. Molto buona, molto nelle mie corde, ha poi questo richiamo al passato, quindi ha quest'anima vintage che me la fa amare ancora di più, ma è molto fresca e rinfrescante. Questa l'ho utilizzata già abbastanza, non si vede. Quando sono la sera davanti la televisione me la spruzzo sulle gambe perché mi dà proprio un senso di freschezza. E questo è Pino Silvestre, proprio la classico profumo deodorante, top anche lui. Poi, due profumi da utilizzare per il giorno, quando magari devo andare a fare qualche commissione, andare a comprare il pane, andare in posta, le classiche commissioni che ci possono essere durante una giornata, ho scelto questi due profumi. Non volevo niente di troppo impegnativo, non volevo utilizzare dei profumi che ho che magari sono più potenti, più performanti, proprio per non consumarli, visto che sono delle commissioni magari molto veloci e quindi volevo scegliere qualcosa di non troppo impegnativo, ecco. E ho scelto questo profumo di Bottega Verde che si chiama Peonia, anche questo è un nuovo lancio di quest'anno, del 2023, una fragranza che mi piace tantissimo. La nota proprio che mi fa amare questo profumo, che me l'ha fatto amare dalla prima volta che l'ho sentito, è questa nota di clementina che si sente subito appena lo si spruzza. Vi leggo le note: pompelmo, peperosa, clementina, e si sente tanto, sento tanto questa nota di clementina, ma anche il pompelmo, mi piace tantissimo. Nel cuore c'è peonia, narciso, gelsomino e la peonia trionfa e poi il tutto si asciuga su un fondo legnoso e muschiato. Molto molto buono, molto fresco, molto piacevole, elegante, fine signorile. Questo è proprio uno di quei profumi da utilizzare per me adesso in questo momento specifico, se devo andare a fare qualche commissione, come vi dicevo, appunto vado a prendere il pane, vado in posta, devo andare a, che so, in questi giorni devo andare dal dentista, sicuramente un profumo da mettere così durante queste giornate. Molto piacevole, molto fresco, molto elegante e signorile. E questo è Peonia di Bottega Verde. L'altro profumo da alternare, magari quando farò qualche gita fuori porta, qua nelle mie zone, voglio utilizzare questo profumo che ho incominciato ad utilizzarlo ed è il profumo di Blanchet de Maé. Questo l'avevo trovato al mercatino dell'usato, dopo che l'ho trovato ho scoperto che è un profumo di nicchia, io l'avevo pagato praticamente 2 euro, 3 euro, insomma, mi sembra che costasse 5 euro, ma era scontato del 50%, quindi 2,50 euro. Comunque l'ho pagato molto molto poco. La fragranza è scritta qua, si chiama Maé. Infatti all'inizio non riuscivo a capire quale profumo fosse di questo marchio, ma dicevo, secondo me è Maé, secondo me è Maé. E poi l'ho visto che c'era scritto. Molto buono, questo possiamo metterlo sulla stessa lunghezza di acqua marina, quindi acqua marina in quelle giornate che magari devo fare qualche gita fuori porta, utilizzerò come base acqua marina, poi mi vado a spruzzare sopra questo profumo. Mi piace tantissimo, qua troviamo gelsomino in apertura che io non sento particolarmente tanto, accordo marino nel cuore e poi un fondo dove troviamo fava tonka, vaniglia e muschio. Si sente tanto l'accordo marino, si sente tanto il muschio e poi quella dolcezza che salta fuori quando il profumo evolve e si asciuga poi. E mi piace tantissimo, molto fresco, molto nelle mie corde, marino. Vi devo fare magari un video sui profumi marini e mi piace tanto, un po' sulla stessa lunghezza d'onda di REM, di Thalassotherapy, di tutta questa tipologia di fragranze che, come vi ho già detto in qualche video tempo addietro, quella tipologia, quella famiglia olfattiva qua, quella tipologia di fragranze su di me hanno un'ottima resa, si vede che vanno proprio a braccetto con la mia pelle, si mantengono piacevoli e non tirano fuori sentori strani, odori strani, ma rimangono fedeli all'odore che si sente quando si sente proprio dall'erogatore, quando li si spruzza e poi mi si attaccano proprio alla pelle e mi durano tutta la giornata. Questo è comunque un profumo che rispetto a
Fiore dell'onda, Thalassotherapy, REM rimane più delicato, più intimo, però comunque si appiccica la pelle e mi accompagna nelle ore della giornata. Molto molto piacevole, e quindi ho detto questo lo voglio assolutamente inserire, lo voglio incominciare anche a sfruttare di più, perché avendo tanti profumi tante volte qualcuno finisce nell'armadio, un altro passa davanti, non lo vedi, te lo dimentichi. Ho detto voglio andare a ricercare lui e voglio utilizzarlo. E questo è Maetti Blanchet. Poi passiamo ai due must have che sono diventati due must have, ve li faccio vedere. Uno è questo Latte Corpo Express del marchio Spuma di Champagne. Questo al gusto, nello specifico al gusto di mandorla e burro di karité. Questo ve l'avevo fatto, fate conto che sono arrivato fino qua per adesso, ve l'avevo fatto vedere verso novembre-ottobre del 2022, era una novità che avevo trovato nel negozio DM a Varese. Fate conto che questo è un 150 ml, l'avevo trovato scontato tipo a 3,99 euro. È una tipologia di, io sapete che non amo particolarmente tanto le creme per il corpo, soprattutto col caldo, e quando ho visto il latte corpo in questo formato spray ho detto proviamo, diamogli una chance, vi faccio vedere com'è. Praticamente esce così, anch'io che potevo scegliere un altro punto dove spruzzarlo, lo si massaggia, si assorbe rapidamente, non lascia la pelle unta, lascia la pelle setosa, morbida, idratata e delicatamente profumata con questo odore mandorla, questo burro di karité che richiama un po' l'odore della nocciola, quindi ha proprio questo odore molto delicato e ti dà anche quella sensazione di pulito. E la trovo adattissima questa adesso che ho preso per un paio di giorni il sole da spruzzarla proprio come crema dopo sole, riesco a sentire un effetto anche, non dico rinfrescante, tipo la fragranza Coco Mint di Elan che lascia proprio quella sensazione di estrema freschezza, quasi come se fosse quelle creme che lavorano a freddo sulla pelle, ma mi lascia la pelle comunque rinfrescata, non mi appesantisce e lo trovo ottimo. Quindi è diventato un must have proprio perché non essendo io un amante delle creme, del latte corpo in generale, questo in questo formato mi è piaciuto fin da subito, ma adesso col caldo, dopo che prendo il sole, quindi dopo l'esposizione al sole, messo come dopo sole, appunto, perfetto. Mi piace, non lascia la pelle unta, appiccicosa, è molto molto buono. E questo è Latte Corpo Express, latte di mandorla e burro di karité del marchio Spuma di Champagne. Top, fatemi sapere se l'avete acquistato, visto che c'era anche un altro gusto quando ho comprato questo, ma io ho puntato su mandorla e burro di karité. Top. E un'altra invece che è sempre una crema, questa è una crema per il viso, ho voluto comprarla anche questa senza troppe pretese. Ho detto proviamo, ho preso questa crema di Venus, crema da giorno. Io mi ricordo che mio nonno, soprattutto gli ultimi momenti della sua vita, soprattutto quando era andato, insomma, c'era stato un declino ed era stato poi portato alla casa di riposo perché mia nonna non riusciva più a gestirlo a casa, prendevamo sempre questa crema, quella col tappo celeste di Venus, e gliela mettevano soprattutto le ragazze nella struttura. Quando l'ho vista ho detto voglio prenderla. Questa è alla gelatina reale, dice crema da giorno, pura giovinezza, protegge, nutre in profondità, combatte le rughe e i segni del tempo. Sul combattere le rughe e i segni del tempo, diciamo, sono un po' quelle promesse forse un po' esagerate, perché insomma non fa miracoli la crema, però la cosa che me l'ha fatta diventare un must have, guardate quanto l'ho utilizzata, non è trasparente, quindi non ve lo posso far vedere, comunque l'ho utilizzata abbastanza. Mi piace perché è una crema che messa sulla pelle si assorbe anche questa subito, non mi lascia la pelle unta, anzi mi lascia la pelle idratata, quasi compatta, la trovo, e ha un buonissimo profumo, un profumo molto delicato che sa di crema, non è né fiorito, non lo trovo troppo dolce, è proprio un profumo che ricorda una crema. Una buona crema, è molto molto delicato, ecco, come profumo, e mi piace, ma soprattutto è diventata un must have perché la metto
metti, si assorbe subito, non fa strato, ti lascia la pelle comunque luminosa, setosa, idratata, compatta e mi piace. Quindi questa l'ho presa. Adesso non guardatemi in queste condizioni perché sto sudando, ho i capelli che sono fradici, bagnati proprio dal caldo. Poi qui davanti ho la lampada che mi fa luce. Sopra c'è il lampadario che mi fa luce, quindi sono sudatissimo, però messa proprio la mattina dopo che mi sono lavato e deterso il viso, si assorbe subito e mi piace. E questa è Venus, crema da giorno, pura giovinezza alla gelatina reale, quella col tappo rosa. Io questa l'ho trovata da Tigotà, costa all'incirca sui 4,90 euro, quindi un prezzo molto accessibile, ci sta. Questi sono i due miei must have. Poi profumi per la sera. Profumi per la sera. Ho voluto scegliere due fragranze eleganti. Una, ve l'ho fatta vedere anche la volta scorsa, che è questo profumo che si chiama Nois di Acqua di Sardegna. Questo mi è stato regalato dalla signora della casa di riposo. Mi piace tantissimo, come vi dico sempre, la boccetta, il tappo che ricorda un sasso, questo colore celeste sotto che va a finire su un blu un pochino più scuro. Mi piace molto. O è tutta proprio uguale, è solo effetto della luce. Mi sembra un effetto degradé, si chiama, una cosa del genere, comunque che ha una sfumatura, non lo so, comunque mi piace il colore, si può notare anche dalla parete qui alle spalle. La fragranza è molto buona, questa è una fragranza unisex, si sente tantissimo questa nota di neroli, che è una nota che si trova in apertura, accompagnata da bergamotto, da limone, da pompelmo, quindi ha una bella apertura effervescente, frizzante, vitaminica. E poi ha un cuore fiorito, c'è una nota di gelsomino, c'è una nota di iris, ma le note che spiccano nel cuore sono il rosmarino, almeno sulla mia pelle, sono il rosmarino e il rabarbaro che la rendono un pochino più amara, amarognola questa fragranza. Poi il tutto si asciuga su un fondo legnoso, muschiato e con questa parte dolciastra data dai semi di ambretta. Molto bella come fragranza, molto buona. Questa io come ve l'ho fatta vedere l'altra volta quando ho fatto il video sui profumi al neroli, vi dico sempre che sono dei profumi, soprattutto quella tipologia, nello specifico dedicata al neroli, proprio la carrellata che vi avevo fatto l'altra volta, vi ho detto che erano fragranze molto versatili, quindi la trovo adatta sia per il giorno ma anche per la sera, proprio una fragranza elegante, una fragranza signorile che mi fa sentire pulito, mi fa sentire a posto e quindi la voglio sfruttare quando sarò in giro con degli amici, quando andrò a mangiare a fare qualche pizzata all'aperto o anche semplicemente qualche cena con dei parenti. Ecco, la voglio utilizzare in queste serate perché è un profumo veramente spettacolare, molto fine, molto elegante, molto signorile e, come vi dicevo l'altra volta, versatile, quindi adattissimo sia per il giorno, ma secondo me ci sta tutto anche per la sera. E questo è Acque di Sardegna Nois. Scusate ragazzi, ma col caldo sto andando insieme. Poi un'altra fragranza è Vetiver e Rum di Elan. Questa è una fragranza che mi piace tantissimo, molto molto buona. Qui all'interno abbiamo un'apertura agrumata, abbiamo una nota di limone e anche una nota di fiori d'arancio. E l'altra volta mi sono dimenticato di dirvi questa cosa quando ho fatto il video sui profumi al neroli. Il neroli lo trovo molto più fresco e si abbina, come vi dicevo l'altra volta, a quelle note un pochino più agrumate, verdi, erbacee. Invece il fiore d'arancio lo trovo una nota un pochino più calda, più mielata, più corposa, ecco. E c'è questa bella apertura. Poi vabbè, il protagonista è il vetiver, è il rum, ha anche questa nota di lavanda che dà quella talcatura, questa nota di mimosa e di lavanda che danno quella talcatura, lo rendono aromatico e poi il tutto si asciuga su un fondo muschiato, su un fondo legnoso, molto molto buono, veramente un profumo estremamente elegante, un profumo che nasce come profumo maschile, lo vedo molto bene su un uomo, ma secondo me lo può mettere anche una donna amante di una certa tipologia e di un certo genere di profumi. Secondo me sta benissimo anche su una pelle femminile, molto buono, molto piacevole, molto elegante. Questo per le serate delle mie ferie lo voglio sfruttare perché mi piace tantissimo. E questo è Vetiver e Rum di Elan. Top.
Poi dei profumi che vi dicevo prima in formato piccolo, uno è sicuramente Karma di Lush, questo pesa 6 grammi e questa fragranza è buonissima. Questa me l'hanno regalata la Eli e la Steffi, Parvana Stefania e Eli Valsecchi. Ciao ragazze, è buonissimo questo profumo, l'ho già utilizzato abbastanza. È un profumo che quando si massaggia sulla pelle, che si fonde con la pelle, si scalda sulla pelle, sprigiona tutto il suo aroma. Le note proprio che mi arrivano di più sono l'arancia e il patchouli. È buonissimo, questo è adattissimo. Fate conto che questi profumi da portare via per chi viaggia, per chi magari va al mare, una serata al mare, ci sta proprio appunto una serata appunto per la serata. Perché di solito almeno io quando vado al mare, quando mi porto il profumo, stavo dicendo se e non c'è il se, quando mi porto il profumo lo utilizzo solo la sera, durante il giorno non metto niente. Casomai mi faccio qualche spruzzo dello stesso profumo che metto per la sera sulla t-shirt, sulla polo che utilizzo per andare in spiaggia, ma proprio sulla pelle non metto niente. E questo secondo me può essere un'idea per chi ha poco spazio nella valigia o per chi ha magari una trousse, un beauty case e ha poco spazio, ci infili dentro questo, ci sta tranquillamente. E l'altro invece è Cocco della Framond, questo è un 12 ml in formato olio, questo è buonissimo, me lo sono messo prima, è un cocco veramente piacevolissimo, ne bastano veramente poche gocce, anche questo quando si fonde sulla pelle sprigiona tutto il suo aroma, è un cocco che si mantiene sempre, diciamo, mi viene da dire in purezza, cioè non lo sento un cocco chimico, non lo sento un cocco troppo vanigliato, è un cocco molto naturale e mi piace appunto per questo e rimane sempre costante da quando lo metto per tutta la sua durata, per chi me lo sente mi dice che è buon profumo di cocco, rimane sempre così, non evolvendo, passando le ore non diventa un cocco più dolce, più vanigliato, rimane sempre uguale a come l'ho messo insomma all'inizio. E mi piace tantissimo, molto piacevole. Questa è stata una bella scoperta, questo olietto di Framond. E sicuramente voglio ampliare di questo marchio e prendere delle altre fragranze. Questo è Cocco di Framond. Mi sembra che l'avevo pagato sugli 8,90 € in negozio. E poi un profumo che voglio portare in vacanza, che è un profumo che ho portato anche l'anno scorso, è stato questo profumo del marchio Omerta o Omertà, non ho più la scatola, poi vi metto qua magari una foto. Questo è uno di quei profumi super low cost. Io vado in Liguria di solito, quindi vado in macchina, mi posso portare tipo anche un formato così. Ecco, se dovessi viaggiare in aereo, opterei per delle cose più compatte e sicuramente che rispettano anche le varie misure che vengono richieste. Sicuramente un profumo magari anche in un formato più piccolo, un 15 ml per dire mi porterei, però non un profumone così, questo è un 100 ml e l'avevo preso in un negozio cinese, è un profumo di cui ho trovato veramente poco su internet, però diciamo che continuandolo ad utilizzare ci trovo una somiglianza con il profumo della Creed, il famosissimo e super super duppato Aventus. Mi piace tantissimo questo rispetto al profumo, rispetto ad Aventus, ma in particolare a tutti i dupe che ho sentito lo trovo più delicato e questa cosa ancora mi piace. È un profumo che mi si appiccica benissimo alla pelle, mi dura tanto, ha questa apertura bella, agrumata, ha un cuore fiorito, legnoso e poi il tutto si asciuga, si adagia su un fondo un pochino più caldo, vanigliato, molto molto piacevole. È un profumo veramente elegante, sofisticato, ha la sua dose di freschezza, molto elegante e ripeto, mi si appiccica bene alla pelle, mi dura tanto e per la sera è spettacolare. Anche poi quando mi passa dalla pelle al colletto della camicia o al colletto della polo sui vestiti, fino a che non li lavo, riesco a sentire questo profumo in maniera sempre delicata, si sente comunque che c'è sul capo, sull'indumento, un profumo. Quindi mi piace, è stata una bella scoperta, l'avevo preso appunto l'anno scorso questo proprio in occasione per andare via, ho detto voglio portarmi un profumo che se mi dovesse cadere si rompe, se me lo dimentico in albergo, pazienza, ho preso questo e quest'anno lo riporto e lo riutilizzo, poi magari
metto dentro qualcos'altro di quelli che ho qua, sempre ovviamente da poter sfruttare la sera più che di giorno, anche perché poi durante il giorno, ecco, questa cosa non l'ho portata qua, ma potevo farvela vedere. Quando sono in spiaggia utilizzo di solito quegli spray, di solito prendo quello della Leo Crema al cocco, mi spruzzo quello quando sono in spiaggia, diciamo, che è uno spray rinfrescante, abbronzante, diciamo, è quello che mi dà anche il profumo durante la giornata in spiaggia. Ecco, quindi di giorno potrei utilizzare quello, però un vero e proprio profumo, una vera e propria acqua per il corpo, se vado al mare e mi espongo poi al sole, non metto niente. E comunque questa è stata una bella scoperta dell'anno scorso. Devo cercare la scatola perché ce l'ho in giro da qualche parte, non mi ricordo più dove l'ho messa. Ed è un marchio comunque di cui ho sentito parlare. Ci sono pareri contrastanti, chi ne ha parlato bene, chi non ne ha parlato un pochino meno bene. Io di questa fragranza nello specifico sono rimasto soddisfatto. Si chiama Acunte, Accountable la fragranza, poi ve lo scrivo sotto perché in questo momento la pronuncia lascia un po' a desiderare. E si chiama Adventure Edition, quindi Adventure, c'è un richiamo anche ad Aventus. Ed è buonissimo questo profumo, mi è piaciuto. Poi ve lo lascio sotto scritto meglio il nome. Io ho finito, terminato la carrellata di oggi. Fatemi sapere quali sono i vostri profumi per le vacanze, per le vostre ferie. Se andate via, dove, se andrete via, dove andrete? Fatemi sapere, insomma, queste cose perché sono sempre felice di leggere i vostri commenti e di potervi rispondere. Io ringrazio i nuovi iscritti, grazie a tutti voi per il sostegno, la fiducia, il vostro affetto, vi mando un abbraccio forte e noi ci sentiamo in un prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!